Sento una voce nella mia mente che dice: offri un dono in sacrificio all'arena e la strada sarà connessa alla ruota del destino. Ok, I'm gonna kill this huge fucking bird. Questo sarà il sacrificio ideale. Ciao, grifone! Ma ti sfondo l'ano! Ora dovrei essere all'altezza grifone. Sono anche ben oltre altezza di grifone, a quanto pare. Grifone cade. Aspetta, cosa? No! Sì, ma devo posso affrontarlo solo a terra. Questo è un cambio di fase. Ero tipo, aspetta, questa non è un one shot sta cosa. Tolto di mezzo. Oh. Addio, grifone. Oh shit! Ma Maestro Mundus, no! Lei è peggio di Sigma! Ehi, Trish. You beat him. Maybe it was too easy for you. Mundus. His heinous ways make me sick, killing even his own, like they were nothing. He's the one that took the life of my mother, my brother, Shirley. That son of a bitch. My mother used to always tell me that my father was a man who fought for the people. He had courage and a righteous heart. In the name of my father, I will kill Mundus. I am the good guy. Ora che abbiamo il cuore pieno di risentimento nei confronti di Mundus e abbiamo ristabilito di nuovo che sono il protagonista e che seguirò le orme di mio padre. Come lui, proteggerò i deboli e picchierò la gente che hanno tre occhi. Quindi sta attento, Doctor Strange, sto arrivando anche per te. Re di Avalon girerà la ruota del destino e porterà la storia alle terre dell'inizio. Ruota del destino, la infiliamo qui. Devo affrontare per forza sto boss prima. Sempre se è un boss o se è un nemico normale? No, credo sia un nemico normale. Ma quello sono io! Con un occhio! Wow! Fatto. C'è un incredibile influsso malefico proveniente dallo specchio. Sento una voce. Colui che bussa alle porte degli inferi assumerà i poteri della pietra blu. Il mistero della pietra. No, quella è azzurra, non è blu, però ok. Hey, Nightmare. Aia. Aia. Apposta. Aspetta, ma stiamo per raggiungere l'ubicazione di un uomo estremamente motivato. Qualcuno potrebbe dire che anche un uomo veramente cattivo. Il potere del drago è troppo forte, non si sposta. Il potere del drago. Oh shit! Devo rispedirlo? E poi non è un drago, sembra un dinosauro e basta. Poi, vabbè, sono delle ossa. Easy. Easy clap every time. Allora, che ci devo fare con sto coso? Cos'è?
Little Nightmares. Allora, gira, gira, gira. Ecco qua. Questo effetto sonoro è quanto a Resident Evil. Prendo il doppio salto. Sta parte è incredibilmente easy. Che il gioco vorrebbe che parti da lì sopra e vedi il riflesso delle varie piattaforme tutte le volte che c'è un tuono. Ma io, avendo comprato il doppio salto molto molto prima del gioco, mi rende quella sezione estremamente facile. Un altro motivo per cui in qualsiasi gioco d'azione o character action che sia, è sempre una buona idea prima investire nelle opzioni di movimento e poi in tutte le abilità offensive e difensive che si possono poi acquistare, perché la cosa che farai molto più spesso in un gioco d'azione è muoverti, non starai mai fermo. È quel cavaliere nero! Sembra particolarmente motivato. A man with guts and honor. I like that. But it's a shame you serve Mundus. What the fuck? Shit, fuck. È gigantesco! Che t'ha dato da mangiare Mundus per diventare così grosso? Oh shit! Stinger! Lo stesso pendente che porta Dante. Questo significa pa 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 pa. Dante, happy birthday. Wow. Virgil has been defeated. You know what you must do. Now go. Yes, master. Come Trish stava lavorando per Mundus tutto questo tempo? Vabbè, non che l'abbiano tenuto nascosto, però l'hanno tenuto meglio nascosto la questione di Virgil. E per tenuto nascosto intendo che non ne hanno proprio parlato finché non è successo il confronto. No, beh, ti danno un indizio nel primo incontro. Ti guarda il medaglione e lui poi... What the fuck? Oh! Amuleto perfetto. Il risultato della combinazione del ciondolo di Dante con quello del Cavaliere Nero permette di entrare negli inferi. Vabbè, però non solo il medaglione, abbiamo bisogno di un altro oggetto per poter fare quello che dobbiamo fare! What the fuck is this? Sparta è la vera forma del Force Edge, la spada usata da Sparta, il cavaliere leggendario nero. Qual è la differenza tra Sparta e Alastor? C'ha comunque il moveset di Alastor, però la cosa principale è che non ho più il Devil Trigger. Ma in cambio abbiamo praticamente l'equivalente della potenza di attacco che avremmo con il Devil Trigger. Però non abbiamo la possibilità di rigenerare quel po' di salute che potremmo rigenerare quando siamo in Devil Trigger. Quindi lo scambio principale è: vuoi più potere offensivo? Bene, non puoi più recuperare salute. Oh no, devo affrontare sti cose sott'acqua. Che schifo la vita. Uovo filosofale. Elemento usato in alchimia. Dobbiamo infilare lì dentro? Questa è un'altra lotta contro Nightmare. Coloro che cercano la verità metteranno l'uovo nel cesto e lo riscalderanno lentamente e con cura. L'uovo diventerà una pietra blu e il punto di riferimento delle situazioni difficili. Usare l'uovo filosofale? Yes! Ci metterà un po' per trasformarsi, c'è giusto il tempo di una boss fight, bro. Con un'altra volta con Nightmare. Ah, non posso neanche usare il doppio salto, perché il doppio salto è di Alastor. È meglio rimettermi Alastor. Oh no!
Vabbè, doveva succedere prima o poi. Quando Nightmare vi cattura con questo grab, siamo costretti a dover affrontare una versione molto più debole dei boss che abbiamo già affrontato prima. Diciamo che il contesto metanarrativo è che Nightmare è questa creatura degli inferi che consuma praticamente tutti gli altri demoni che hanno fallito Mundus. Quindi se si viene catturati da Nightmare c'è la possibilità di dover riaffrontare di nuovo Griffon, oppure, come si chiama il ragno? Phantom. E alle volte conviene farsi catturare da Nightmare per due motivi. Perché principalmente una volta che spuntiamo qua ci ridà un sacco di risorse, ma poi perché gli facciamo tipo 35% di danno a gratis. Anche se però il farsi catturare anche apposta significherebbe continuare di più la lotta. Sono la prima chiave che consente di aprire la porta degli inferi. La seconda chiave si trova nella dimensione dello specchio. Una forma metamorfica dell'uomo filosofale può irrompere l'incantesimo dello specchio. Lo specchio sta reagendo all'elixir all'immagine, il riflesso è sempre più strano. Oh! Strana quanto! Wow! Sono in un mondo speculare. Pietra filosofale! Sti cosi. E devo fare, no, bello, mi stai prendendo a calci nel sedere. No, bro, questo non è una JoJo reference. E diventano giganteschi. E ti ridono pure in faccia. Sta esplodendo? Sì, sta esplodendo. Altra cosa fastidiosa che fanno sti cosi è che esplodono. E se ci sei vicino ti fanno male. Posso andarmene dallo specchio. Dobbiamo ritornare nella cattedrale. Il vostro malefico sta reagendo ai poteri dell'elixir. Sta funzionando. Here we go! Whee! E siamo negli inferi. Fate gli inferi, emozionante. Usa la pietra filosofale. Yes! Nightmare è la resa dei conti. Quindi se vi mancava la presenza di Nightmare, state tranquilli perché lo dobbiamo picchiare un'altra volta. Già. Ho appena fatto quello che ho fatto. Oh no! Penetrato troppo in profondità negli inferi. Un comunissimo sabato sera per Dante. Oh shit! Dante, help me! Trish! Oh no! Un'ovvia trappola! Che vita di merda quella dell'eroe! Sono obbligato per contratto a cadere in ovvie trappole. Maledizione. Ciao, Nightmare. Se me la riesco a giocare bene una cazzina non la faccio neanche partire. Ah no, è partita lo stesso. You fool! You're so... Che allocco! You? Cioè che cioè potevi scrivere che stupido. You should know better than to trust a stranger. Your presence has become a hindrance to my master's bloody scheme. Non ero sicuro se partisse lo stesso, perché è la prima volta che non mi sono trovato troppo vicino alla parete. Quindi ero convinto che non partiva. Ah, ho imparato una cosa nuova. Quella cutscene di che Trish ovviamente ci tradisce, perché il gioco non è che ce l'ha tenuto nascosto sto fatto. Parte, allora, come abbiamo visto, se tipo porti la salute di Nightmare a un certo livello, oppure, quella che comunque che può capitare nella maniera più comune, è se si sta troppo vicini a quella parete blu. Improvvisamente Trish le parte sto... Tempo di tradirti! Ah, ma che bella zampa d'animale che hai, Trish! Ti hanno renderato davvero bene in HD. Dante! Dante, why did you save my life? Because you look like my mother.
get out of my sight. The next time we meet, it won't be like this. Dante! Don't come any closer, you devil! You may look like my mother, but you're nowhere close to her! You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire! Damn it! And Mundus is like, hey! Hey, bitch! You know the rules, and so do I! Combattimento leggendario! Oh! Sta stanza è molto illuminata. Salve, Mundus! Strange fate, isn't it? Strange and ironic that it will end the same way. Look there. Oh no! Trish! Don't even think about it. No. No, 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 non ho neanche i polsi bloccati. Oh! No, di nuovo in un'ovvia trappola! Oh no, i controlli sono invertiti! No! Ci abbiamo una sezione shmup così dal nulla. Perché a Kamiya piacciono gli shmup? Vai, drago, occhi rossi o quel che cacchio sei! C'è un altro modo per schivare, diciamo, in maniera un po' più... rapida, ma non mi sembra.
se non mi sbaglio. Accidenti, devo raggiungere Mundus dall'altro lato. Devo andare sopra queste piattaforme e posso picchiare Mundus, se non mi sbaglio. Ah! Perché dalle armi mie normali non è che si piglia tanto Mundus. E poi posso fare e gli faccio male, insomma. Ok. Oh shit, is that a repunke? Io gli dovrei sfondare sti cosi grossi per impedire poi a Mundus di farmi quell'attacco bello grosso. Ok, la boss fight era molto più facile e abusabile di quanto non sembra. È incredibilmente facile ed abusabile. Her life for me, and now you too. I should have saved you. I should have been the one to fill your dark soul with light. This was my mother's. Now I'm giving it to you. My father's also here now. Rest in peace. Ok, è tutto bello e simbolico, però non ha senso. My guy, my brother in Christ, perché lasciare praticamente l'arma più potente che tu hai a disposizione, che potrebbe comunque aprire le porte dell'inferno? Lo lasci qua, negli inferi, insieme a quello che è praticamente il clone di tua madre, e lasci là e c'hai 5 minuti per scappartene da sto posto. Perché questo gioco era Resident Evil e tutti i Resident Evil c'hanno la big sequenza che sta per esplodere il laboratorio e bisogna scappare veloce, 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 veloce. Scappa da Mallet Island prima che sprofondi. L'idea è quella. Chissà con cosa ce ne potremmo mai scappare da quest'isola. Se solo ci fosse una sorta di veicolo da qualche parte. Via. Wow, what the shit. Son of a bitch, I'll fucking kill you, motherfucker! Sacra tecnica a me! Oh shit! Use my power! Trish!
Potenzia le tempestose e appena vai utilizzando anche i poteri di Trish. Poi spara a Mundus in modalità demone. Looks like we have a winner. Jackpot! Che poi nell'anime hanno adattato con Bingo. Potevano tenere Jackpot però. Perché per chi non lo sapesse, c'è un anime di Devil May Cry che dopo il primo, tecnicamente, Trish. Oh, mother. Dante. Lo dice da entrambe le parti. Cazzarola. Ricordo principalmente Bingo e di come mi fossi incazzato che dicesse Bingo. Se lacrime che non si vedono. Può essere che è un erroraccio dell'HD Collection. Che forse ci aveva qualche effetto sulla faccia che non è stato ricostruito. Come appunto. Oh! Come sulla scena del Dark Souls with Light! Doveva stare una trasparenza dietro la testa di Dante, ma non c'era. Let's rock! Let's rock! Sporca puttana! Ecco. Questa è tipo la parte dell'acqua scooter, sì. Sempre perché questo gioco doveva essere Resident Evil 4. E poi è diventato troppo diverso e tipo, vabbè, fammelo diventare un gioco a parte. Oh mio Dio, questa FB. Cioè questa cazzo di CG. E poi questa parte è compressa. No difference. Like the sky. I feel like my heart is becoming clear. Let's not forget though, the underworld's evil is still alive. They will someday return. There's no need to worry, right? Because the world has the legendary Dark Knight Dante and his sidekick. È brutto che Trish si sia data dell'aiutante della spalla automaticamente quando potrebbe essere una collaboratrice, punto. Devil never cry. Devil never cry. Yes. Okay, great. Where's the place? We'll be right there. Let's get it over with in 10 minutes. I can't let a single one of those suckers live. Let's make it 5. 5 minutes. More than enough. Il fatto di Devil May Cry, poi se la tolgono subito e il negozio ritorna un'altra volta a chiamarsi Devil May Cry. Prova la modalità difficile! E non è che tipo prova, nel senso che tipo, ehi bro, vorresti provare a giocare la modalità difficile? No, nel momento che salvi, il gioco va automaticamente nella modalità difficile. E riparte da capo. Ok. Ma porco... Missione segreta fallita.